Allora, buonasera, grazie per essere intervenuti ufficialmente stasera. Diamo il via al primo trofeo Cave di Cusa, gara nazionale di regolarità classica autostoriche. Fra l'altro il regolamento nazionale prevede pure che fino a 35 autovetture moderne possono iscriversi 30 autovetture, ne abbiamo due quest'anno, solo due. Grazie agli amici che hanno organizzato questo evento, che ufficialmente parte il 24 sabato, con partenza alle 11.01 dalla via Garibaldi presso l'istituto Crederm e con arrivo alle 21.21 in piazza Stazione all'altezza del Moonlight. Quindi sono circa 10 ore di gara per un totale di 230 km da percorrere, 32 le auto i concorrenti iscritti, l'elenco iscritti ufficiali, buona la presenza dei top driver, è inutile dirlo, una gara che si appresta, e questo ce lo auguriamo, a far parlare di sé, anche perché visto l'entusiasmo degli organizzatori, e di questo vorrei che facessimo l'applauso immediatamente all'associazione. La scuderia, ecco scusate, sono perso in mezzo ai fogli, la scuderia Cave di Cusa, che è presieduta da Giovanni Bianco, che tra poco daremo la parola, ma non solo da Giovanni Bianco, ma da tanti giovani pieni di entusiasmo, che stanno dando un contributo alla crescita del mondo automobilistico. Questa città non ne ha bisogno, perché il fiore all'occhiello dello sport comunque rimane la gara, rimangono le gare di regolarità, stanno dando un contributo soprattutto con la conoscenza del territorio. La bellezza di questa gara è che questi 230 km che i piloti percorreranno sono segnati proprio dalle bellezze architettoniche e strutturali del nostro territorio, non solo di Campobello, ma del comune di Mazzara, del comune di Castelvetrano, di Vita, di Calatafimi Segesta, di Saleni, di Cibellina. Sono 8 i comuni che diciamo gli iscritti avranno la possibilità di visitare. Posti meravigliosi, Pianto Romano, posto unico al mondo, riconosciuto dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, a Calatafimi Segesta, il lago i Gorghi Tondi di Mazzara del Vallo. Naturalmente non possiamo non parlare delle nostre Cave di Cusa, ma è sottinteso anche perché il trofeo è proprio trofeo Cave di Cusa. Mazzara del Vallo con la splendida Piazza della Repubblica, Gibellina, Selinunte, insomma, oltre ad essere una gara automobilistica è anche un modo per valorizzare il nostro territorio. Io devo, prima di cedere la parola ai presenti, ringraziare tutti gli sponsor. Non li elenco tutti stasera, ma avrete modo comunque di vederle nelle brochure che sono messe a disposizione per la distribuzione. Tutti gli sponsor che hanno dato naturalmente un contributo affinché questa gara si potesse svolgere, grazie al Comune di Campobello di Mazzara per il patrocinio e grazie all'assessore Vito Pirreri in rappresentanza del Comune, grazie all'Automobile Club d'Italia, noi abbiamo un figlio di questa terra che è il presidente dell'Automobile Club d'Italia, che è Giovanni Pellegrino, che salutiamo, ma è impegnato in altra sede, stasera non c'è, ma c'è il fiduciario Rocco Castro, grazie per essere presente. Ringraziamo Maurizio Dara, che insomma se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, se non esistesse la cronocusa e se non esistesse Maurizio Dara probabilmente oggi non potremmo nemmeno parlare di regolarità. Grazie a Maurizio, grazie a Giuseppe e Leonardo Eppolito, io vi associo per quello che state facendo. Grazie naturalmente alle forze dell'ordine che ci daranno il contributo durante la manifestazione, durante lo svolgimento, prima di entrare proprio nel vivo della gara. Mi corre l'obbligo di dire che c'è un trofeo, un premio di 350 euro che la Zero Time di Milano mette a disposizione per la coppia di partecipanti che non hanno mai preso parte ad una gara di regolarità
è un assegno di 350 euro che già è in possesso di Salvatore Montalbano, che sarà consegnato all'equipaggio che non ha mai preso parte a nessuna gara di regolarità, e possono acquistare degli strumenti ad alta precisione presso appunto Zero Time Milano, che è uno degli sponsor della manifestazione. Detto questo, entriamo nel vivo dando la parola a Maurizio Ottara. Maurizio, a te chiedo di darci l'aspetto tecnico della gara. Buonasera a tutti, innanzitutto ti ringrazio per il fatto che, se non si stessi, bisognerebbe inventarlo. Lo trasferiamo alla cronocusa, io sono soltanto rappresentante, un presidente può fare molto, ma quello che conta sono gli associati. Un buon presidente, se non ha degli ottimi cronometristi, vi posso veramente comunicare e dire che fa brutte figure, sia il presidente che la cronocusa. Fortunatamente per oggi abbiamo lavorato in queste direzioni, impegnandoci molto, e non meno anche in questa gara che già da 3 settimane ci vede impegnati sera per sera a studiare come nel miglior modo poter affrontare questa manifestazione, perché attualmente le sfide ci piacciono e gli organizzatori ci tentano a superarci, a farci superare ogni volta, per verità. Questa volta impegneremo circa 15 strumenti di cronometraggio di alta precisione, e quindi già c'è stato un giro per la Sicilia per andare a recuperare questi strumenti, e non soltanto la presenza di altri cronometristi, perché naturalmente in quel modo si alzerebbe parecchio il costo, diciamo, del servizio di cronometraggio. Siamo stati noi stessi a prendere, abbiamo soltanto una partecipazione minima di cronometristi, 2 della situazione di Trapani, 2 della situazione di Palermo, tutto il resto sarà coperto dai cronometristi di Campobello, grazie anche a nuovi inserimenti che abbiamo avuto nel corso di quest'anno con degli allievi. La gara si presenta dal punto di vista tecnico, non sono la persona adatta, ma ho avuto la possibilità di fare 2 giri già del percorso, e devo dire che sinceramente devo esprimere, sia dal punto di vista cronometristico anche dal punto di vista paesaggistico, è eccezionale. Se avete la possibilità come spettatore di fare un giro, avete la possibilità di vedere un territorio che personalmente è il nostro territorio, ma forse non conosciamo così in maniera approfondita. Il variare dei territori, andare da una zona prettamente di una città, all'interno di una zona del tutto Borghi Tondi con il lago Preola, andare a Mazzara, andare a Tre Fontane per poi Sremunte con i templi, immergersi nella campagna di Brisciana, Catalanotte, si chiama l'altro territorio, Canalotto, per poi riprendere, andare su Gibellina, Pianto Romano. È un alternarsi di colori, particolarmente in questa stagione, di territorio. C'è un'immagine, secondo me dovrebbe essere proprio il logo della manifestazione. C'è un tratto nel Gorghi Tondi in cui c'è una sartina su un ponte molto stretto. C'è un tratto che è proprio da una foto, ve lo consiglio di utilizzare come stazione. Salendo sul ponte dicendo, c'è una visione del lago Preola, di tutto il Gorghi Tondi, che è spettacolare. Successivamente a 50 metri c'è un pressossolo. Quindi sinceramente i concorrenti potrebbero essere un pochettino sviati da questa bellissima visione, quando a 50 metri c'è un percorso che attende e le penalità sono penalità. Attenti a coloro i quali naturalmente dovranno fare, saranno impegnati nella prova. Per poi alternarsi nell'altra zona del territorio, la Valle del Belice, su Gibellina, puoi andare naturalmente sulla Gibellina Vita, ritornare e mettersi in un altro territorio che è tutta i feudi, diciamo, della zona della Val di Mazzara, perfettamente, dove si alternano colori tra il frumento che è stato appena, diciamo, le 23 che sono appena passate, l'abbiamo incontrato nel percorso, ci hanno ostacolato, ma gentilmente poi ci hanno fatto pure passare, a Uliveti e a Vigneti, per rientrare poi naturalmente sulla zona tipica, il nostro, ricordiamo, per le stazioni tempistiche che il Campobello conosceva negli anni passati, quella famosa Antalgo, con quelle famose curve dello zaino, che da noi, da ragazzi, ricordiamo perfettamente, e passare ancora una volta quelle strade, per chi ovviamente ha vissuto il periodo del rally, è qualcosa di molto molto affascinante, che ci riporta un po' indietro nella storia. Complimenti dal punto di vista dell'organizzazione. Le prove sono abbastanza tecniche, e quest'anno l'organizzatore ha voluto mettere, questo è un particolare che svegliamo adesso, i pre-start, generalmente nelle gare di stazione, per vecchie abitudini da noi venivano messi 25 metri, c'è un tratto per regolamento che è da 300 a 25 metri, generalmente venivano posti a tutti a 25 metri,
mesi stati, in modo tale che successivamente ci fosse il pre-sostato. Durante il percorso, questo lo svelo, non so se potevo dirlo, abbiamo visto che alcuni pre-start sono proprio anticipati di parecchi metri, per cui dopo il pre-start c'è anche una zona veramente superiore a 25 metri, a volte sono 50, a volte sono 100, si arriva pure a 220 metri, abbiamo contato, per cui attenzione particolarmente a coloro i quali saranno impegnati come attori in prima linea con i piloti e con i loro copiloti. Ci sono delle sorse di salita, ci sono delle sorse di discesa, ci sono delle sorse in zone in cui naturalmente magari al mattino qualche pilota farebbe bene a spolverare con qualche bellissima scopa, perché c'è qualche tratto che è proprio così. È molto variegata e per questo è molto molto impegnativa. Dall'altro, dal punto di vista cronologico ho parlato, dal punto di vista tecnico è questo, i tempi ci sono, in ogni caso i trasferimenti sono abbastanza sereni, i controllori regoleranno poi naturalmente il tutto. Una stazione in cui sono previsti 8 controllori, una d'inizio, una finale che è quella della stazione, sicuramente non penalizzato come tipica abitudine. Gli altri 6 saranno, il primo naturalmente prevede le prime prove, 2 gruppi di prove, noi l'abbiamo diviso in 3 equip dal punto di vista cronometristico ma anche dal punto di vista organizzativo. Il primo controllore è a Mazzara alle 13.01 per poi riprendere una seconda parte con il ritorno da Mazzara tramite Gorghi Tondi sempre per arrivare a Torretta Granitola. Da Torretta Granitola si va in direzione Tre Fontane con un altro controllo orario che è alle 14.01. Da qua si procede per le Serenunte, per rientrare nella strada, diciamo, che porta a Castelvetrano, semaforo, tipico per le Serenunte, e si intraprende una stradina che è abbastanza nascosta, occhio a quell'incrocio, perché è proprio all'interno di una curva, si sale una stradina che è la via Errante Vecchia e sale naturalmente in direzione Castelvetrano per raggiungere poi la via Errante Vecchia, che è una stradina attorno, si va a finire vicino all'ospedale, dall'altro lato del semaforo. Qui abbiamo altre 5, si va a Serenunte da questo lato, c'è il controllo orario, si ritorna sempre sulla stessa prova che viene fatta andata e ritorno. Successivamente si va in direzione Cibellina, prova tipica con 4 pre-sorse in piazza Beus, per poi naturalmente andare sulla Cibellina Vita, arrivato a Vita si va sul controllo orario al pianto romano alle ore 18. A Cibellina c'è un controllo orario di 7.01, pianto romano 18.31, si ritorna da Vita a Cibellina e si va a fare un controllo orario a Salemi alle 18.31. Da Salemi si riparte alla volta di Mazzara del Vallo attraverso la vecchia strada che collega la Salemi Mazzara. Da qua si arriva fino a Contrada Costiera dove ci sono gli ultimi 2 pre-sostiti, si va in direzione Antalbo. Da Antalbo si scende fino all'ultima prova che è di fronte alla SIPAN di Campobello per procedere all'ultima prova che è in via Garibaldi, la tipica prova di via Garibaldi, quest'anno con 3 pre-sostiti, sono 5 passaggi, quindi 4 settori, si prosegue la via Garibaldi, si va in controsenso via Roma, via Umberto, via Crispi e si ritorna. Vi ho illustrato in maniera molto breve il percorso, parecchi di voi già lo conoscevano da quello che è stato pubblicato anche attraverso i vari social network, WhatsApp, Facebook o quest'altro, qualcuno non ha avuto la possibilità di sentirlo. Penso di aver detto molto, hai parlato troppo, per cui vi do la parola al nostro carissimo Indelicato. Grazie Maurizio. Allora, orari e 6 controlli a chilo. Naturalmente il comune capofila, è inutile dirlo, il comune di Campobello di Mazzara parla della regolarità, nessuno ce lo può ormai togliere, perché da questa piccola realtà l'assessore Ferreri sono usciti fuori gente che ha vinto campionati nazionali, regolaristi che tutto il mondo ci invidia, e siamo orgogliosi di questo. Dicevamo comune patrocinio, comune capofila, nonché comune che insomma contribuirà alla realizzazione di questo primo trofeo Cape di Cusa. Grazie a Vito Ferreri, rappresentanza del sindaco Giuseppe Castiglione, che non è presente. Io vorrei darti subito il microfono anche perché sei stato un regolarista tra tutte le altre cose. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Regolarista così un po' per caso, a tempo perso, non con l'impegno che molti dei presenti mettono quotidianamente, giornalmente, presenti in tutte le manifestazioni che si svolgono.
Io porto il saluto dell'amministrazione e il sindaco si scusa per non essere presente, ma come se lo fosse, io ho il piacere di essere presente, gliel'avevo già manifestato all'amico presidente Giovanni Bianco, perché in quanto regolarista per caso mi fa sempre piacere che di queste manifestazioni ne vengano organizzate, prima perché abbiamo ormai diciamo, la titolarità di essere di primeggiare in questo sport che ha visto nomi di molti campobellesi scritti sulle pagine di giornali nazionali e anche internazionali, primeggiare in questo sport che molto lustro ci ha dato e che per una volta ogni tanto si parli anche bene di Campobello di Mazara quando si parla di regolarità, e che Campobello di Mazara non è soltanto sulle pagine dei giornali per vicende negative, che queste non mancano neanche negli altri comuni, ma soprattutto per positività come quella della regolarità che molti nomi di Campobello hanno saputo manifestare in Italia e altrove. Io un ringraziamento particolare lo faccio al presidente e agli organizzatori, perché hanno la pazienza, il tempo, rubandolo alla propria famiglia, al proprio lavoro, perché di tempo per organizzare una gara so quanto ce ne vuole, quale impegno bisogna mettere, quale volontà fuori dal normale bisogna mettere per la buona riuscita di una manifestazione del genere. Io ricordo quando c'era mio fratello che si impegnava oltre a gareggiare anche ad organizzare delle gare di regolarità, e lo vedevo per settimane, mesi stare impegnato, super impegnato, rinunciando alla famiglia, impegni familiari, dei figli, del lavoro, per la buona riuscita della manifestazione. E questo è quello che stanno mettendo gli organizzatori per cercare di avere un risultato positivo, sia in termini di promozione del territorio, che come ha detto prima l'amico Piero è sicuramente un modo per far conoscere le bellezze naturali del nostro territorio, ma anche per mettere in mostra quelle che sono sempre e comunque le capacità di uno sport che primeggia solo e per merito dei regolaristi campobellesi. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie assessore Ferreri. A proposito di organizzazione, è proprio vero, quando si arriva a questo, quando già ci sono i manifesti pronti, dietro c'è un lavoro impressionante di un gruppo di persone che per amore di questa disciplina riescono ad impegnarsi, e vi posso garantire che lo sforzo è immane, tralasciando spesso il lavoro, tralasciando spesso gli affetti familiari per riuscire a fare qualcosa. E a proposito di organizzatori, mi corre l'obbligo di cedere il microfono, non so se a Giuseppe o a Leonardo. A Giuseppe, a Leonardo, mettetevi d'accordo. Ce ne sono due. Dico, ai fratelli ci penso io, delego portavoce Leonardo, e guarda che il grande del fratello Ippolito, che è uno degli organizzatori, assieme anche a Franco Compagno, che è arrivato in questo istante. Prego Leonardo. Buonasera a tutti. Io diciamo parlo in vista organizzatore, ma dovrebbe essere mio fratello, in quanto diciamo che ha speso tanto del suo lavoro, del suo tempo per il lavoro, diciamo, della riuscita. È un evento che è stato così pensato dal gruppo di amici a cui faccio parte, a Sedi Scuderia Campusa. È un evento che già Maurizio ha un po' anticipato quelli che sono, no? le novità, quello con cui ci si deve cimentare nel percorso. È un evento che dovrebbe dare uno spirito diverso dalla tradizionale regolarità che quotidianamente diciamo, ci accingiamo a organizzare, ad operarci. Che dire? Speriamo, ci ha messo tutta la buona volontà, ci ha permesso tutti gli sforzi. È un gruppo omogeneo che in parte diciamo comuni per il tempo e per la volontà si è prestato, e quindi niente, speriamo che il 24 possa riuscire al meglio come ci vediamo. Grazie. Franco, due parole che dai anche tu per questa manifestazione. Che dire, innanzitutto avete visto tutto che non sono un ottimo regolarista, perché sono arrivato in ritardo alla presentazione, purtroppo per impegni di lavoro. Niente,
diciamo che il percorso di gara, penso che già Maurizio ne abbia già parlato, più o meno come strutturato, diciamo che l'ho inventato io, andando a cercare delle strade che per me non esistevano, ma alla fine fino adesso mi sono divertito io a farla più volte, perché sono 230 km, l'ho fatta 6-7 volte, quindi 1400-1500 km che io ho fatto. Bisogna abituare quelle cose. Dico che adesso mi sono divertito io anche a mettere i presosti di certi punti, credo che siano belli, i cartelli gialli che variano da 25, 80, 100, 170 metri. Quindi dico che adesso mi sono divertito io, perché mettendo quel cartello giallo a quel posto faccio, vediamo se ci riescono poi a trovare il presosto al centesimo di secondo. Niente, io ringrazio una persona in particolare, non me la voglio il presidente, gli altri amici della scuderia, che è Peppe Ippolito, che non l'avevo visto, è qua dietro, perché ha fatto veramente le nottate, ha fatto le nottate chiamandomi più volte, io non potendolo aiutare perché col lavoro che mi ritrovo adesso sono sempre impegnato, tu l'hai avuto in passato e sai cosa vuol dire, e mi diceva sempre: Fra, sogno suo, beh, tu solo a stare, perché là ti portano danno, ci diceva. È vero, beh. Comunque, so che mi hai detto oggi che il tuo lavoro è finito, ma non credo. E niente, mi dispiace soltanto, come ho visto, che ancora ne ho anche visionato, l'elenco iscritti, che siamo solo 32 purtroppo. Speravo in qualcosa di più, anche di gente locale, purtroppo per quanto riguarda gente di fuori non ho avuto l'adesione di alcuni amici miei, perché sono impegnati anche loro a organizzare una gara la settimana prossima, perché altrimenti 6-7 equipaggi della zona dell'Irpinia sarebbero stati qua con noi senza dubbio. Io spero che quello che ho messo in atto nel percorso, nel circuito, come lo vogliamo chiamare, spero che sarà il 24 per tutti una bella gara, diciamo. Ringrazio tutti, passo la parola di nuovo a Piero. Grazie. Grazie. Grazie Franco. Dicevamo, gara nazionale a regolarità classica autostorica, riconosciuta dal CONI, riconosciuta dall'Automobile Club d'Italia, anche perché non si possono più organizzare gare senza che ci sia l'omologazione della C-Sport, ed è giusto così, perché comunque dal punto di vista assicurativo, la sicurezza e tutto quello che vogliamo. Cedo la parola al fiduciario dell'ACI di Trapani, a Rocco Castro. Grazie a voi. Buonasera a tutti, in qualità dell'ACI di Trapani sono molto contento per questa gara, che una volta non era annoverata tra le gare ufficiali dell'ACE, siamo riusciti a recuperarla, quindi abbiamo l'opportunità di portare dentro delle gare che da prima non erano talmente regolamentate bene, quindi non si facevano perfettamente a norma. Giustamente ora è più difficile organizzare gare non ufficiali, anche perché ci sono molte insidie, molte altre cose che è meglio regolamentare e andare più sicure con autorizzazione d'altro. Io ringrazio talmente gli organizzatori perché hanno saputo, a mio avviso, organizzare e disegnare una bellissima manifestazione. Spero che tutto vada per il verso giusto e quindi a fine manifestazione fate un grande applauso. Grazie. Grazie a Rocco Castro, fiduciario ACI. E allora, prima di passare la parola al Presidente, vi volevo comunque ricordare che è presente anche quest'anno un memorial dedicato a un caro amico, che è Marcello Giorgi. Vorrei che facessimo un applauso alla famiglia di Marcello per essere presente. Direi parte integrante di questa gara, è come se fosse con noi, come se stesse gareggiando con noi.
Giovanni, una vita per lo sport, qualcuno ha scritto da qualche parte, una vita con lo sport e per lo sport. E ti onora tutto questo, ti fa onore perché te lo meriti. Io ragazzino assistevo alle tue performance, ma erano gli anni della velocità, non della regolarità, quando tutto doveva essere messo a puntino, e per cui ho accolto l'invito che mi hanno fatto gli amici. Non sapevo che fossi tu il presidente, l'ho saputo qualche giorno fa, e quindi a maggior ragione ho cercato in tutti i modi di liberarmi di essere presente sia oggi che per la partenza, la premiazione di questa, di questo primo trofeo Cave di Busa. Grazie per quello che stai facendo per questa città in tutti i sensi, non solo come presidente della SD Cave di Busa, ma come punto di riferimento un po' per tutti gli automobilisti e per quelli che amano il mondo delle quattro ruote. Buonasera, grazie a tutti per essere intervenuti a questa presentazione del trofeo Cave di Busa 2017. Ieri sono chiuse le iscrizioni e porgo un benvenuto a tutti gli iscritti della gara, a tutti i soci dell'SD Cave di Busa che hanno lavorato con massima concentrazione per la riuscita della gara. La gara si svilupperà per un percorso di circa 230 km con 5 controlli a timbri, 4 controlli a timbri e 8 controlli orari. Saranno attraversate siti di interesse archeologico, turistico e balneare. Con questa manifestazione sportiva speriamo di far conoscere meglio le bellezze e i profumi della nostra terra. Voglio ringraziare la Prefettura di Trapani, la Questura di Trapani, le forze dell'ordine della provincia di Trapani, i comuni attraversati e tutte le loro amministrazioni, all'ACI Sport, all'ACI, ai cronometristi e a tutti quelli che hanno collaborato per questa scuderia. Un grazie a tutti. Io credo che non dimentichiamo niente e nessuno, se non ci rimane. C'è cosa? No. Dico, se c'è qualcuno che vuole fare qualche intervento, possiamo concedere, chiede chiarimenti per la manifestazione, naturalmente, se ancora c'è qualcosa che non è chiara, se è tutto perfetto, non mi resta che augurare un grosso in bocca al lupo a tutti i 32 partecipanti, giovani e meno giovani, ma sempre giovani, anche perché c'era Giovanni Sgo che si era nascosto e poi ricomparso. No, dico giovani e meno giovani, che sia una gara che ci faccia divertire, ma soprattutto l'obiettivo è quello che vi divertiate voi concorrenti, siete i maggiori interpreti di questa competizione. Vi posso garantire che il percorso è un percorso meraviglioso, per chi non l'ha mai fatto è veramente suggestivo. In bocca al lupo a tutti, che vinca il migliore. Ci vediamo sabato alla partenza per quanto mi riguarda, e poi sabato sera la premiazione che verrà al Moonlight. Sì. Per coloro i quali volessero seguire le classifiche anche non in prima persona come partecipanti, il tutto sarà sempre pubblicato sul sito federale, che è naturalmente regolarità.ficr.it. Naturalmente i tempi non saranno immediati, così come le gare normali, delle tipiche di Campobello, qui abbiamo il famoso bigliettino C della prova, qua sono naturalmente i tempi sincronizzati da strumenti, per cui si devono prima il passaggio di tutte le vetture, poi si aspirano i dati, li spedremo direttamente al centro classifica che ha sede presso la Fiat di Giovanni e il prolungamento via Roma. Da quell'istante in cui vengono scaricati i tempi verranno inseriti e così pubblicati volta in volta sul sito federale, di cui voi stessi potete accedere direttamente tramite un computer o uno smartphone, un tablet. Ricordate regolarità.fit.it. L'amministrazione di Avanti Trofeo Cave di Busa sarà una delle prime in ordine a salire. Grazie, grazie Maurizio. So che è cambiato tanto per le classifiche che arrivano in maniera proprio immediata. Io sono 23 anni che mi metto a disposizione delle gare.
gare automobilistiche, quest'anno 23 anni, e ricordo che una delle prime edizioni aspettammo più di 5 ore per avere la classifica, e poi siamo passati all'ultimo periodo che non avevo nemmeno il tempo di che transitasse l'ultima vettura, che già sapevamo tutto ed eravamo pronti per fare la premiazione. Questo grazie sicuramente a voi e grazie alla tecnologia, grazie a tutto quello che ci permette di... Sì, purtroppo sì. Va bene, bocca al lupo a tutti, grazie, ci vediamo sabato.